Ciao a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, dopo tantissimo tempo, voglio farvi vedere la mia collezione di Sakura. Sono arrivate due cosine dal Giappone pochi giorni fa. Altre cose le avevo già, tipo il DVD del film, la collezione completa in francese, gli scettri in miniatura. La figure di Sakura è proprio una new entry perché l'ho acquistata alla fiera Cerea di Verona, quindi sono veramente veramente contenta. A fine mese dovrò andare al Milano Comics e spero di riuscire a trovare altre figure di Sakura, perché ne ho viste un paio l'ultima volta, quindi spero di riuscire a prenderle a fine mese. Questo è lo specchio che mi è arrivato dal Giappone pochi giorni fa, rappresenta, se non sbaglio, il terzo scettro. Sakura è un anime del 99, è uscito in Italia, cioè è andato in onda in Italia dal 27 di settembre del 1999 fino al 5 novembre 99, con due stagioni, la prima di 46 episodi e la seconda di 24. La terza serie, che io ho visto relativamente poco, è uscita mi sembra nel 2018. Facciamo bene l'unboxing dello specchio e di questa scatolina super carina, vediamo com'è. Tutto questo però dopo la sigla. Allora, vorrei incominciare da questi due prodotti. Io parto come collezionista per chi mi segue su Instagram, che poi vi lascio comunque il link nella descrizione per chi volesse comunque seguirmi anche di là o vedere che tipo di contenuti porto sul mio profilo. Chi appunto mi segue sa benissimo che io sono partita come collezionista di videocassette o comunque videoteca in generale, quindi adoro collezionare le serie anime. Secondo me avere un box è tutta un'altra cosa. Cioè, un box da collezione come questo è tutta un'altra cosa, perché all'interno comunque ci sono contenuti speciali, spesso mettono il booklet con magari qualche tavola o spiegazione in più, a volte mettono delle chicche come cartoline, secondo me sono delle cose che si aggiungono. Allora, questo è il DVD del film e è uscito... ecco qua, 2003 Shin Vision. Questo DVD l'ho comprato un bel po' di tempo fa, perché essendo con il doppiaggio italiano non potevo non averlo, perché la serie TV come, diciamo, box da collezione purtroppo non esiste. Quindi io sono stata costretta, come penso comunque altri collezionisti, ad acquistare una versione estera. In questo caso ho acquistato l'edizione da collezione limitata francese. Secondo me questa edizione è stata fatta proprio bene. Sto aspettando con ansia quella italiana, a dir la verità, non so come mai non l'hanno fatta, perché Sakura è un anime che va molto. Comunque adesso vi faccio vedere bene nel dettaglio l'interno, perché quando li ho comprati non ve li avevo mai fatti vedere. Guardate che bello. Adesso non so se si vede nel video, però il contorno è tutto dorato ed è veramente carino. Ecco, così si vede. Molto carino. Prima serie, seconda serie. Le mangaka, che sono le Clamp, sono le stesse che hanno disegnato Reyart, Magic Knight Reyart, che tra l'altro è un altro anime che io adoro proprio follemente. Non so se sembra anche a voi, ma a me mi ricorda tantissimo Strawberry vestita così, e quindi mi è piaciuta subito questa immagine. Vedete, all'interno si presenta così, con i tre DVD. Hanno messo dentro anche un libricino. Penso che ovviamente sia la spiegazione di tutti gli episodi. Merita, considerando che non esiste il box in italiano, secondo me, pur di averlo, affidarsi, comunque acquistare un box estero, ci può stare. Ovviamente se ci fosse stata la versione italiana non avrei mai acquistato questo prodotto. Ecco, ad esempio una cosa che non ho capito è come mai questo è stato fatto giallo quando il cartoncino è rosa.
dato che queste due hanno rispettato lo stesso colore. Quindi questo qui io me lo aspettavo rosa, invece l'hanno fatto giallo. Vabbè, questo è una cosa in più mia. All'interno è fatto nello stesso modo dell'altro. Qui ci sono dei DVD in più. E qui c'è il booklet, sempre. È molto bella questa versione in realtà, però la ritengo un po' poco funzionale, nel senso che, cioè, hanno fatto il cartoncino per la seconda serie, il cartoncino per la prima e un altro cartone che le racchiude tutte. Boh, cioè, non capisco il senso, però comunque in sé il tutto è molto molto carino. Invece questo qui, che è il film, non ha il doppiaggio storico, in realtà, non so come mai. Però quando l'ho acquistato ho voluto rivederlo e non ha il doppiaggio storico. Le voci dei protagonisti sono diverse. In realtà questo film è stato doppiato due volte. Vi garantisco che a livello di file ho lo stesso prodotto sul computer, perché ce l'ho veramente da quando ero piccola, ce l'ho da una vita e mezza, con un altro doppiaggio. Cioè con le voci storiche dei protagonisti dell'anime. Qua, adesso lo vediamo dentro. Vabbè, ovviamente è un libricino inerente al movie. Poi passiamo agli scettri. Allora, questi qui li ho acquistati dal Giappone un bel po' di tempo fa e sono in miniatura. Quindi questo qui è lo scettro della prima serie. Seconda. E terza. Con i rispettivi piedistalli. Quindi vedete che c'è, vediamo se si vede, ecco. Questo è il cerchio che appare quando Sakura cattura le carte, praticamente. Terza serie. Poi passiamo alla figure. Questa qui l'ho acquistata, come vi dicevo all'inizio del video, l'ho acquistata alla fiera del fumetto Cerea Comics and Games a Verona. E, tra l'altro è stata una scoperta questa fiera. A parte che mi sto appassionando tantissimo alle fiere del fumetto e non me l'aspettavo, perché c'è veramente tantissima gente, tantissimi cosplayer, tantissimi stand, sembra di entrare in un centro commerciale solo ed esclusivamente di anime, quindi è veramente bello. Poi ogni anno che passa mi sembra che diventano sempre più grandi e devo dire che la leggenda metropolitana che alle fiere paghi tutto di più è falsa, perché io personalmente ho sempre trovato tantissime offerte. Io adoro, tra l'altro, le figure in abiti scolastici. Avevo comprato anche Kagome, quella che è appena uscita della pop-up, perché mi piacciono tantissimo, cioè ho proprio un amore per gli abiti scolastici. Adesso ve la faccio bene vedere nel dettaglio, tanto ovviamente l'avevo già spacchettata perché è messa sulla mia bacheca. Secondo me è fatta molto bene. Non so se si vede. Sì, si vede bene. Con Kero-chan. Super carina, eh. Poi in bacheca fa tutto un altro effetto. Io vi consiglio di frequentare le fiere del fumetto, perché l'entrata costa molto poco. Quindi io vi consiglio, se avete la possibilità, di, non lo so, di partecipare a questi eventi, perché veramente si torna bambini. Si torna bambini, si passa una domenica spensierata e si sta insieme a tutte le persone che amano la stessa cosa che amate voi. Allora, partiamo con questo. Io sono rimasta scioccata quando mi è arrivato, perché dalla fotografia non sembrava così bello. Questo qui è il libro delle carte di Clo. E visto così, sembra proprio il libro. Cioè, tra l'altro, notare la perfezione
nei giapponesi nel fare le cose, non lasciano niente al caso. Veramente, cioè io rimango ogni volta scioccata. Cioè, guardate qua. Vabbè. E questo qui, che è lo scettro della prima serie. Anche questo qua è pazzesco perché guardate un po' che dettagli. Se apriamo il libro, c'è la scritta. Questa è la carta del vento. Se togliamo la carta velina, c'è un bellissimo blush che ovviamente io non userò mai nella vita perché sennò si rovina. Quindi questa qui è la linea trucchi di Sakura. Hanno fatto la linea trucchi di Sailor Moon, hanno fatto la linea trucchi di Doremi, hanno fatto la linea trucchi di Rayart e probabilmente di altri 50.000 anime. E io adoro questo tipo di articolo perché se mi seguite su Instagram sapete che ho tutte quelle di Sailor Moon perché le adoro e anche quelle di Doremi. La palette che è uscita di Doremi con il jingle set praticamente fatto con tutti gli ombretti colorati secondo me è meravigliosa. Questo qua invece è un rossetto, quindi si toglie il cappellino sopra e c'è il... o il burro cacao, rossetto, adesso non lo so. Adesso arriva proprio la super chicca, super super chicca. Allora, questa è la mia mano, cioè guardate quanto è grande, è grandissimo. Questo è uno specchio che raffigura il terzo scettro, quindi della terza serie. Veramente io volevo fare un video solo ed esclusivamente con questo specchio perché, cioè, dire che è bellissimo è poco, veramente poco. Ditemi voi se non è meraviglioso. Tra l'altro, cioè, vedete che io lo tengo in mano, ma è grandissimo. Ovviamente la pellicola sopra rimarrà così perché deve rimanere immacolato. Volevo farvi vedere proprio i dettagli. Cioè, guardate anche il bordo, poi il retro. Dovrei trovare un modo per esporlo, però pesa veramente tanto e questa parte qui sopra pesa molto di più rispetto alla parte sotto, quindi tutte le volte che lo prendo in mano ho paura che mi si rompa. Però in realtà ci starebbe metterlo così e tenerlo su una specie di, non so, di piedistallo, perché merita davvero di essere esposto. La mia collezione di Sakura per ora è questa. Ovviamente non è finita perché sono alla ricerca di tante tante cose. Sicuramente questo fine mese alla fiera del Milano Comics cercherò le altre figure di Sakura, assolutamente. Ecco, mettiamo qui anche la figure proprio. Comunque, questa è per ora la mia collezione di Sakura. Se vi fa piacere e vi è comunque piaciuto il video, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e se volete potete trovarmi anche su Instagram. Grazie per aver guardato questo video, alla prossima avventura. Ciao!